Oh Badoglio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio Littorio, col tuo legno compare Littorio, sei già rotto abbastanza il coglio. Ti ricordi quando eri fascista e facevi il saluto romano e dal duce stringevi la mano, sei davvero un gran bel porcaccion. Tlasmai dit parei, tlasmai fai parei, tlasmai dit, tlasmai fai, tlasmai dit parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può. Noi crepiamo sui monti d'Italia, mentre voi ve ne state tranquilli, ma non crederci tanto imbecilli, da lasciarci di nuovo fregar. Se Benito ci ha rotto le tasche, tu Badoglio ci hai rotto i coglioni, dei fascisti e dei vecchi cialtroni, in Italia più posto non c'è. Tlasmai dit parei, tlasmai fai parei, tlasmai dit, tlasmai fai, tlasmai dit parei, tlasmai di lussissi, tlasmai falum, nonno, tutto questo salvarti non può. Passavi di qui per passare della stessa strada cosa? Ma chi è? Sì, era più piccola. Ma piccola? Sentiva? Sentiva. Ma senti rucolo. Pericoloso, non è però? Sta arrivando da tutte le parti. Chi dove scappavate? Da dove arrivava? Era Paul da Scapè. Paul da Scapè, questo è Paralupi, questo. Questo è Paralupi. Più o meno com'era una volta. Ecco, è cambiato. Beh, è cambiato, sono volati giù i tetti. Le case non erano franate. C'erano i tetti. E lo l'hanno rifatto. Questo tetto. Questo tetto lì? Direi di no. No? Direi che ha tenuto. Però. È una baita piccola. Ha resistito, mi pare di ricordarmi che fosse già una delle migliori. Forse c'era... direi che c'era l'armeria lì. In quale? In questa qui. Pare di sì. Le travature sono quelle di una volta. Sì, sì, queste vengono. Allora, cose case ben fatte e governate, ecco, direi che... E qui il segreto è, quando comincia a cedere, di riparare subito, altrimenti succede quello che è successo là, che poi va giù tutto. Profondo. Questo era dormitorio. Questo qui dormivamo. Ho preso tanto di quel freddo lì dentro, nel febbraio, da morire proprio, con una coperta sola, su un po' di fieno. Dormivamo qui, credo lì dentro, direi dentro, adesso vediamo, perché qui c'era una baita e io sono venuto su qualche anno fa ed era ormai tutto così già, tutto sfasciato. C'era... la baita dove che era mensa e sala riunioni. Che sarebbe? Adesso la sto cercando. E qui essendo franato tutto così perdi. Già. Perdi un pochino il discorso. Direi che forse dormivamo là dentro. Anche, ecco, là dentro dormivamo senz'altro. E forse la baita del comando era più in là. Direi che dovrebbe ancora esserci una baita o due. Qui vanno avanti. Perché era una sala abbastanza grande. Fammi vedere un momento, che cerco di... Mi penso, erano tutte in buone condizioni. Sì, sì, qui era tutto in piedi. Qui era tutto in piedi. Però questo non è un'eccezione. Tu trovi un'infinità di borgate nelle valli, ridotte come queste, con... cinque persone che vivono in mezzo delle macerie, ecco, che vivono in una borgata come questa, cinque vecchi, che si guardano d'attorno e vedono quello che tu vedi qui. Anche dal mondo dei vinti questo salta fuori abbastanza. Alcune ci sono delle realtà che quasi quasi ti spingerebbero di nuovo così a tornare un pochino da ste parti, perché, sì, sì. Perché non, delle realtà che non hanno senso. Non hanno senso. A 25 km da Cuneo tu trovi delle realtà che non hanno sé, che gridano vendetta.
Tu non puoi ridurre una popolazione a vivere in un ambiente di questo genere. E poi magari vuoi la facoltà di medicina, sì, a Cuneo, sì, no? Sì. Vuoi... Sì. Vuoi le autostrade? O le strade te le fanno quando ormai non c'è più nessuno, sì. Come è capitato. No? Alcune volevano la facoltà di medicina, sì. Dicendo abbiamo i miliardi per far tutto, ci sono già i miliardi, purché ce la diano. No? Poi tu scatti in fili delle realtà come queste, e allora pensi che invece la facoltà di medicina a Cuneo ci sarebbero le altre cose da fare.